inaugurato e benedetto l'ospedale veterinario didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, una struttura unica nel suo genere in Centro Italia e tra le poche del paese. L'ospedale si estende su 100.000 metri quadrati all'entrata di Teramo ed è organizzato sul modello che il Sistema Sanitario Nazionale utilizza per le strutture ospedaliere locali. Come eccellenza c'è il servizio di malattie infettive degli animali, un ponte tra la sanità veterinaria e quella pubblica nell'ottica del One Health. Qual è il ruolo di un ospedale veterinario? Si inserisce non solo nella cura del cane, del gatto, del cavallo, ma si inserisce nella sanità pubblica a tutto tondo, si inserisce praticamente in quello che noi mangiamo tutti i giorni. Un esempio banale: tutte le derrate alimentari di origine animale, prima di arrivare sulle nostre tavole, sono valutate, controllate, ispezionate da un medico veterinario specialista in ispezioni degli alimenti di origine animale. È un ospedale a supporto dei colleghi e abbiamo delle strumentazioni all'avanguardia, altre praticamente ne stanno arrivando, quindi io direi che veniteci a trovare, utilizzateci, ecco, questo è il termine che il territorio, l'Abruzzo ci utilizza. Particolarmente orgogliosa dell'ospedale veterinario universitario didattico di Teramo, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che si è impegnata a far ottenere il giusto riconoscimento nazionale alla struttura teramana. Senz'altro una realtà importante che mette in rete sia la ALS sia l'Istituto Zooprofilattico, ma risposte immediate nell'ambito dell'emergenza nella veterinaria. Una realtà che noi come regione avevamo già supportato dal 2009 attraverso una convenzione che continueremo a ripetere con dei fondi finalizzati, e soprattutto oggi ho preso anche un impegno di colmare una lacuna che purtroppo c'è, un vuoto a livello normativo, di far riconoscere questa attività come attività non solo sanitaria, ma che rientra, che già rientra nei LEA, ma purtroppo da parte del Ministero dell'Università non ancora c'è un riconoscimento come attività sanitaria. Quindi il nostro impegno è, attraverso una forma legislativa regionale, di colmare questo vuoto che è a livello nazionale.